Perciò cioè, diciamo che eh, una persona che magari... Eh... Abbiamo detto che inizialmente non ha, eh, non, Per una persona normale, chiaramente normo, normopatologica, eh, normopatica, di, si dice. No, il soggetto eh, eh, un Soggetto sano. Un soggetto sano, praticamente eh, non, non dovrebbe dare problemi. Però se una persona invece è appassionata appunto a danza del ventre, man mano che pratica la danza del ventre anche per una cosa, per un fattore esterno, chiaramente, estraneo appunto a questa attività, e magari ha un, subentra un problema di scala, di produzione o estrusione, eccetera, eccetera. E praticamente a questo punto mi sembra di capire che può essere controindicato in alcuni casi. Sì, in alcuni casi sì, nel senso che deve essere fatto uno studio appunto dal fisiatra competente, vedere un po' quali sono i movimenti particolari che possono scatenare questo tipo di dolore dovuto appunto allo spostamento dei dischi o comunque a alcune contratture antagiche riflesse muscolari. Eventualmente si può o cercare di evitare alcuni movimenti specifici oppure in altri casi si è costretti purtroppo quando si hanno presenza so, di ernie che sono abbastanza importanti a diciamo Abbandonare questo tipo di attività sportiva. Però, nel soggetto sano, appunto, questo non è assolutamente controindicato: nel senso che è chiaro che dà una sollecitazione che può essere rispetto a altre attività sportive un pochino più vivace, dal momento in cui si ha una lesione vera e propria del disco intervertebrale, è importante. In questo caso, converrebbe appunto cercare di mantenere un equilibrio appunto tra il disco stesso e le strutture nervose. Le consiglierebbe di smettere in questo caso? Beh, comunque si può, non smettere addirittura, ma comunque si può ridurre, diciamo, il movimento stesso, quindi continuare a praticare questo tipo di attività sportiva, però senza esasperare il movimento della colonna lombosacrale e ritorniamo ancora a parlare col dottor Finucci eh, perché eh, io vorrei adesso a questo punto lasciare da parte il discorso sportivo discorso posturale abbiamo parlato da, però è inutile mh, addentrarci appunto nei meantri appunto della ginnastica eh, posturale perché sono, non è che possiamo spiegare delle tecniche appunto quella sì, ci si rivolge a un, a un fisioterapista eh, esperto appunto no, parlavo per come fisioterapista per cioè il fisiatra che ovviamente manda al fisioterapista e il fisioterapista poi giustamente ehm, ha una sua uh, competenza specifica per poter uh, seguire appunto il paziente. Che bisogna dire che bisogna nella, post nella ginnastica postura bisogna essere veramente pazienti. Poi penso <ride> perché sì, se uno sì. ha un problema. E invece vorrei a questo punto uh, parlare un attimo invece di un'altra cosa: delle, di quelle che sono le abitudini. Uh, però mi sembra che abbiamo, abbiamo uno spot pubblicitario. Noi uh, ascoltiamo lo spot appunto la linea va di nuovo alla regia, Max Giustan. E poi torniamo ancora con il dottor Finucci. A, ricordiamo ancora a fissiata presso il Centro Paraplegici di Ostia-Lido. Per poter appunto, parlare appunto, di quelle che sono le abitudini eh, giornaliere, ecco, restate con noi perché questo è molto importante. Quello che in qualche modo può essere eh, controproducente per eh, l'insorgere oppure anche per, per, uh, il, non, per il peggioramento appunto, eh, del, eh, di problemi alla corona vertebrale e quello che invece può essere utile sicuramente per alleviare eh, quelli che sono i problemi. Restate con noi perché questa è la parte più importante perché mh, nella vostra attività quotidiana eh, sicuramente avrete. Eh, Avete sempre a che fare con posture sbagliate e magari con una piccola correzione si possono evitare problemi che magari eh, fanno perdere me, moltissimo tempo e soprattutto danno veramente tanti fastidi. Ritorniamo, linea alla regia, ritorniamo subito dopo. State ascoltando Radio Roma. E nuovamente eccoci in studio, ecco, eh, parliamo appunto a questo punto delle abitudini quotidiane. Sì. Dottor Finucci, la nostra giornata inizia la mattina. Eh, ci svegliamo innanzitutto ecco, prima partiamo dalla sera ecco. cioè, andiamo a dormire come, sì. bis come bisogna dormire? allora innanzitutto bisogna scegliere un tipo di letto che sia diciamo, adeguato al problema normalmente il letto deve avere un supporto piuttosto rigido cioè la rete che può essere fatta sia in legno che in diciamo in, in ferro in acciaio ma quello che conta maggiormente è che deve essere il materasso al di sopra non deve essere particolarmente rigido oggi purtroppo si vede come si vendono in commercio dei materassi che hanno un numero di molle d'acciaio e particolarmente elevato, che rendono questi materassi particolarmente duri. In realtà il supporto deve essere rigido, ma il materasso deve avere una durezza intermedia. Per fare una prova pratica, quando si prova a puntare un ginocchio contro il materasso, quando affonda diciamo, con una discreta semplicità il ginocchio e poi si ferma perché appunto, incontra la rete, vuol dire che il materasso è di una durezza insomma, sufficiente. Ci ecco, sono anche materassi in commercio tipo lattice che possono dare una giusta misura di quanto deve essere rigido diciamo, questo tipo di supporto per dormire. Questo per quanto riguarda il materasso. Poi, non so, durante la notte diciamo che si potrebbe dire che è vietato dormire a pancia in giù, per dire in modo molto semplice, si può dormire preferibilmente in posizione su un fianco oppure, come si può dire, a pancia in alto. Questo perché? Perché la posizione prona, cioè a pancia in giù, dà una iperestensione del rachi del lombo sacrale. Un'altra regola importante è che quando si sveglia la mattina, per i soggetti che soffrono di mal di schiena, eh, se è possibile stare qualche minuto su un fianco prima ancora di alzarsi, perché questo in genere riduce il dolore durante il risveglio e durante il passaggio alla posizione ortostatica, cioè la posizione in piedi. Mentre ci laviamo la mattina al volto, converrebbe non stare troppo fermi con i piedi uniti, come un soldato praticamente, a mettere un, diciamo, un piede di fronte all'altro e ogni tanto diciamo, alternare cioè porre prima il piede in avanti il piede destro, poniamo il piede sinistro indietro dopo pochi minuti invertire questa posizione, in questo modo si abbassa il baricentro e oltretutto non si ha la fissità posturale che causa di dolore mentre ci vestiamo ad esempio, se dobbiamo allacciarci le scarpe o friare delle calze da uomo o da donna, dobbiamo essere ben stabili dobbiamo essere seduti, non possiamo farlo in posizione ortostatica, cioè in piedi perché altrimenti questo può danneggiare la nostra Colonna, ci cioè, dobbiamo lasciare le scarpe, dobbiamo sollevare il piede verso un banchetto, verso un qualcosa di più alto. In questo modo diciamo non sforziamo troppo il rachide stesso. Torniamo alla, mh, allo stare a letto, diciamo, eh, sì. dormire, insomma, la, la, la posizione notturna sì. e il cuscino. Per quanto riguarda il cuscino, diciamo che per quanto riguarda il problema, eh, diciamo, del rachide cervicale, questo cuscino deve avere un'altezza, diciamo, non, non eccessiva. Il cuscino deve essere eh, praticamente un po' basso. Quando c'è una verticalizzazione del rachide cervicale dovrebbe usare addirittura un cuscino alla francese. Eh, vi sono comunque in commercio vari tipi di cuscini ortopedici cervicali, la maggior parte dei quali purtroppo non sono di buona qualità. In genere eh, vi sono alcuni... Come si fa a distinguere quello buono e quello da buono? Eh, diciamo allora, che com è francese com'è? Eh, diciamo che perché... come un cilindro, è come Perfetto. un cilindro diciamo piuttosto morbido che si mette al di sotto del rachide cervicale, questo è per mantenere una buona curvatura fisiologica, quindi del rachide cervicale stesso. Per favorire stesso. la l'ortosi fisiologica, esatto, insomma, della, della, esatto. appunto del rachide cervicale. Esatto. E dottore, invece per quanto riguarda la nostra giornata ehm, chiaramente uno esce di casa, e poi comincia a lavorare, ognuno le sue... Intanto le sue... si sale in macchina spesso <ride> questo ecco già beh, è già importante. Diciamo, ecco <ride> Se saliamo in macchina dobbiamo mettere il sedile, cioè lo schienale del sedile deve essere posto circa a 120 140 gradi, una volta la la vecchia scuola diceva che si doveva mettere sedile a 90 gradi: niente di più sbagliato. Quando si scende dalla macchina, a poggiare entrambi i piedi prima ancora di uscire, sono preferibili le autovetture che non sono particolarmente basse perché tendono a dare un maggior dolore. E ancora, se siamo sull'autobus, ad esempio, e dobbiamo stare attenti a non scegliere diciamo, i mancorrenti per reggersi quelli che sono posti orizzontalmente in alto, ma scegliere quelli verticali, soprattutto che sono adeguati all'altezza. Tutto ciò che tende a muoversi, ad esempio, so, delle maniglie per appoggiarsi, che si muovono attaccate con cinghie movibili, quelli non sono da scegliere perché danno dei movimenti diciamo, di iperestensione sul ragghi del lombo sacrale. Quando andiamo in ufficio infine ci vogliamo esatto. sedere, intanto dovremmo avere una sedia di buona qualità, cioè questo vuol dire che dovrebbe avere dei braccioli che sono regolabili in altezza, cosa che oggi è disponibile anche in negozi a basso costo. Dovremmo avere anche una pedana posta al di sotto dei piedi che si vede una volta adesso non si vedono più questo tipo di dispositivo e eh, chiaramente cerchiamo di non, non sbracciarci troppo sul tavolo, cioè spostare la sedia in rapporto a quello che si deve fare, anche se dobbiamo posizionare, non so, lavorare davanti a un personal computer, regolare molto bene lo schermo, il monitor, poggiare diciamo, eh, il polso quando si usa il computer, in questo modo si impedisce che vi sia un carico eccessivo dei muscoli trapezi, dei muscoli del collo che altrimenti, eh, questo accade molto frequentemente soprattutto sul sesso femminile, hanno poi dei dolori e una vertiginalizzazione delle righide cervicali. Capita spesso di entrare in uffici istituzionali dove magari uno c'è poco lavoro e uno si... si stende si mette sul tavolo e si mette a dormire, a riposare. Sì. È, è, è sbagliata una posizione. Allora, no, è